Se ti dico Emilio è meglio, VHS Festival Bar, cosa ti viene in mente? Io sono Silvia Rossi e da oggi potete ascoltare Tribù, un podcast voice che racconta l'universo culturale degli anni 90 attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti al massimo. Proveremo a capire se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare, ma soprattutto a rispondere alla grande domanda del decennio: chi ha ucciso l'uomo ragno? Cerca Tribù nella tua app di podcast preferita. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro appuntamento con Linea Diretta, La Finanza Amichevole. Io devo capire una cosa. Alessandro Fatichi viene spesso a parlarci qui, ogni volta che arriva a TVR, almeno ogni due o tre uscite che fa, diciamo così, presenze, arriva un libro, siamo già a 4, La Finanza Amichevole, La Finanza Amichevole episodio 2, poi abbiamo La Finanza Amichevole episodio 3 e poi addirittura per i ragazzi abbiamo La Finanza Amichevole per i più giovani. Alessandro Fatichi, complimenti per queste scritture e per i podcast, perché vi ricordate, ci raccontava appunto che ha trovato questa passione quasi per gioco di lanciare degli audio nel proprio sito, il blog, nelle pagine Facebook. Vengono molto ascoltati perché sono divisi per argomenti e quindi le argomentazioni che interessano più i nostri telespettatori sono quelle che poi ritrovano in questi podcast, in questi audio registrati, diciamo, all'italiana. Insomma, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Ma insomma, trovo anche il tempo di scrivere questi libri. Allora, devo dire che gli ultimi due sono stati, diciamo, più veloci, perché soprattutto devo ringraziare mio figlio che si è, diciamo, prestato per la revisione dei testi. Quindi il terzo, che è uscito ora a ottobre, non è altro che il seguito delle puntate progressive dei podcast, e quindi se uno vuol leggere anche più facilmente. Quello per i giovani è stato fatto proprio volutamente, quello verde, in maniera anche più semplice per i ragazzi, perché sia ancora più complessibile, quindi comprensibile, anche sotto forma di un mini bignami, se vogliamo. E quindi potrebbe essere anche per i ragazzi, qualcuno che è un po' a digiuno, diciamo, della materia, potrebbe partire proprio dalla riva dei ragazzi? Sì, assolutamente, sarebbe anche interessante forse coinvolgere qualche scuola da questo punto di vista, perché è proprio sviluppato apposta in maniera molto semplice per i ragazzi, appunto, e dobbiamo partire dai giovanissimi, certo. e non tanto solo dai giovani, perché le basi dell'economia e della finanza sono fondamentali. Quindi scuola media inferiore, no, superiore c'è già scienza delle finanze, però insomma scuola media inferiore potrebbe essere un'idea, o degli istituti dove ad esempio non è ragioneria, non è lo scientifico. Già le scuole medie va più che bene, ecco, partendo già dalle scuole medie. Quindi qualche professore delle scuole medie sa che può trovare appunto il libro La Finanza Amichevole e poi insomma eventualmente seguire anche questo nostro appuntamento, perché si parlerà, e questo piace tanto ai ragazzi e fa paura invece alle persone di una certa età, quella che è l'intelligenza artificiale. E poi invece parliamo anche di tassi, inflazione e della situazione attuale. Possiamo però, sradicando quella che potrebbe essere ipoteticamente la sua scaletta, anche se so che parliamo a braccio in questi 20 minuti, certo. Il piacere di colloquiare con Alessandro Fatichi è questa, si può spaziare anche grazie alle vostre domande in lungo e in largo, proprio dall'intelligenza artificiale, perché non deve far paura, oppure bisogna stare attenti a che cosa quando si parla di intelligenza artificiale, perché il mondo è talmente ampio, ci sono le persone che su questi risponditori automatici, un tempo si diceva ehi, il disco, quando si telefonava, no, che c'era qualcuno che rispondeva, insomma il disco, adesso invece siamo all'intelligenza artificiale, sembra una persona vera che parla. Allora, partiamo da un presupposto che il livello raggiunto oggi dall'intelligenza artificiale, soprattutto da ChatGPT, altra, diciamo, realtà che conosciamo ormai in molti, e anche BART, che è la parte dell'intelligenza artificiale sviluppata da Google, è l'evoluzione estrema di quelli che erano stati i cosiddetti chatbot o assistenti digitali. Questa forma di intelligenza artificiale è come dialogare con una persona umana. Mm-hmm. E porto un esempio anche
in seguito anche ai progetti portati avanti, ho portato avanti anche tramite una società di un mio carissimo amico americano, il mio gemello digitale. Certo. Cioè, con il quale uno può dialogare sui temi dell'educazione finanziaria. Questo che cosa vuol dire? Non è che il mio gemello digitale deve fisicamente sostituire me, però è importante poterlo utilizzare, e soprattutto per quella che è la facilità d'uso, sia nei tempi che nei modi. Prendiamo altre foto, che questo è un discorso particolare, perché poi c'è anche chi ha timore, perché persone che sono passate a miglior vita potrebbero ancora rimanere con noi attraverso l'intelligenza artificiale, facendoli parlare con la loro voce. Quindi si apre un discorso, insomma, etico. Vediamo, però ne parliamo, perché è importante capire quanto può far bene e quanto può aiutare anche la finanza. E poi facciamo un giochino, proviamo con un assistente vocale, si prova se non... Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Sono Walter da Prato. Buonasera Walter. Volevo fare una domanda. Sì. Mi dica. La finanza può essere amichevole se i finanzieri fossero sinceri. E a parte la battuta, è utile, il suo lavoro è utile, informare i poveri, insomma, il popolo spicciolo a non farsi fregare da questi signori. Ad aprire gli occhi, grazie. Davvero, questo più che una domanda è un complimento, con Alessandro Fatichi. Allora, diciamo grazie davvero. Guardate, io volevo tornare però sul libro, veramente, quante volte sente parlare di crowdfunding? C'è un articolo, non è venuto a presentare il libro, ci mancherebbe altro, lo stiamo insieme anche a voi. Anche perché il ricavato va in beneficenza. Esatto, quindi ricordate, il ricavato è tutto in beneficenza. I mercati, guardate, emergenti, lo spread, è una differenza fra due tassi di interesse, ve lo spiega, che cos'è l'assicurazione, la differenza fra economia e finanza, come risparmiare, l'educazione finanziaria, gli investimenti sostenibili, la banca, quello che fa la banca adesso nel 2023, cos'è il Bancomat. Questo è solo il libro per i ragazzi, la finanza amichevole per i più giovani, però siccome va in beneficenza vogliamo ancora ribadire, ci sono i tre testi, in più anche questo può essere davvero per partire un aiuto anche alle persone di una certa età, una lettura semplice, veloce, pratica. E quindi ecco, vogliamo rispondere, allora, per rispondere appunto al telespettatore e per ricollegarsi a quello che c'è scritto sul libro, quello che dice sostanzialmente può essere vero, e è vero il fatto, come abbiamo affrontato tante volte, di quella che è la non conoscenza di educazione finanziaria in Italia. Quindi il termine che lui ha usato per non farsi fregare non è tanto un concetto di non farsi fregare, ma di essere a conoscenza di quello che stiamo facendo. E quindi se noi fin da piccoli, o se non abbiamo avuto la possibilità, con il tempo riusciamo a sviluppare quelle che sono le nostre conoscenze in materia di finanza, ma soprattutto anche quella che è l'attività, che cosa ci serve, cosa significa semplicemente risparmiare, accantonare, quando si prende un finanziamento, cosa significa che il tasso fisso, tasso variabile, se accendiamo un mutuo. Quindi, se voglio utilizzare il termine del signore, non farsi fregare è sempre collegato alla propria formazione in tutti i settori, che poi non riguarda solo la finanza, riguarda qualsiasi cosa, anche del quotidiano. Ma la base di tutto è che, partendo appunto dai giovani e anche fin da piccoli, noi dobbiamo sviluppare fortemente l'educazione finanziaria in questo paese, che non deve essere solo, come è in questo mese, ottobre, il mese dell'educazione finanziaria. E ho letto una battuta sul web, giustamente dice, e gli altri 11? Ecco, quindi, certo. E è la verità, perché dobbiamo ripartire educazione finanziaria, educazione civica, e probabilmente sono cose che aiutano le persone anche non tanto a non farsi fregare, ma a capire cosa stanno facendo. Allora, Marcello Sesto Ferentino chiede, intanto si complimenta per il libro perché dice è in beneficenza, sì, ricavato va in beneficenza, ci chiede se il libro per i ragazzi può essere letto tra nonno e nipote, sì. Assolutamente sì. Quindi potrebbe essere un'idea, anche un modo, appunto, nonno e nipote, casomai delle scuole medie, insomma. Ma anche perché sono tutte paginette singole e raccolte, proprio perché i concetti devono essere semplici il più possibili, non lunghi,
E non Barbosi. E ecco, poi è stato rivisto da un ragazzo, vero? Da suo figlio. Quindi, insomma, c'ha sicuramente un taglio più smart rispetto a noi. Esatto. Che ormai i capelli ce ne sono andati. Pronto? Sì, pronto, buonasera. 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 Senta, vorrei fare una domanda sui fabbricati, ma non so se... Proviamo. Perché o meno. No? Proviamo. Allora, la mia domanda è questa. Non so se ha sentito dire già da 6-7 mesi, forse anche più, che entro il 2030 bisogna che tutti i fabbricati, certo, le case, tutti, insomma, qualunque cosa deve stare entro la categoria C. A livello di classe energetica dell'Unione Europea. Volevo sapere così se era andata in porto oppure che cosa ne pensa, diciamo, il dottore. Perfetto, grazie mille, grazie anche perché è un problema, perché essendo Europa, quindi noi abbiamo un tipo di casa in Italia diverso dalla Francia, dalla Germania, dalla Norvegia, per esempio. Esattamente, ecco. E il problema qual è? Che quella che può essere o passerà come, chiamiamola, direttiva europea, però che ancora niente è stato ufficializzato, dovrebbe essere così, è il discorso, appunto, entro il 2030 di un efficientamento energetico, appunto a livello di classi, di tutti i nostri immobili. Per noi in Italia, usando un termine molto semplice, probabilmente è un bagno di sangue, perché abbiamo classi energetiche sugli immobili che sono decisamente basse. Quindi per riuscire a portare immobili in classi energetiche che siano, non voglio dire A o AA, ma semplicemente anche in classe B, gli esborsi sarebbero decisamente importanti. Poi, purtroppo, ci ritorniamo spesso a parlarne, l'effetto del bonus 110 ha creato più danni che effetti benefici. Quindi anche il fatto di andare verso un efficientamento delle classi energetiche, sicuramente lo Stato ci deve dare una mano a livello di sgravi fiscali piuttosto che di bonus, però non possiamo essere sempre un paese che va avanti a sgravi fiscali e a bonus. Certo. E lo dimostrano i dati in questo momento, perché anche la manovra economica è stata fatta, fra virgolette, in maniera molto semplice, dicendo i soldi non ci sono e tante cose alla fine non si possono fare. Ma questo non riguarda il governo attuale, riguarda sempre gli ultimi 40-50 anni di come è stato gestito questo paese. Però questo aspetto delle classi energetiche sarà un qualcosa particolarmente delicato per il nostro paese, proprio perché abbiamo immobili sostanzialmente strutturalmente vecchi, e quindi per portarli in classi energetiche. Attenzione, vecchi, non antichi. Attenzione, questa è la differenza. Perché l'immobile è vecchio, può essere un immobile antico, però con appunto tutti i lavori in classe A, e un immobile invece vecchio, che è proprio vecchio. Strutturalmente vecchio. E anche perché, se ci ricolleghiamo un po' anche all'aspetto finanziario, e quando diciamo a volte della non programmazione, e che è uno dei difetti che abbiamo noi in Italia, la stessa cosa riguarda che le persone fondamentalmente hanno fatto pochissima manutenzione ai loro immobili, certo, anche di proprietà. Quindi alla fine l'immobile si è trovato vecchio anche strutturalmente, perché non è stato rinnovato. Noi vediamo appunto questa immagine con tutte le classi, da A più fino alla G, spesso le troviamo anche sugli elettrodomestici, però sappiate che queste sono appunto delle classificazioni che poi vengono nel 2030 per forza applicate anche alle case. Bisogna essere nelle prime tre più o meno. Già, esatto, classe C è un problema, potrebbe essere una classe G di adesso. Sarà sicuramente una cosa oggetto di molta discussione, e anche da un punto di vista di proroga, perché ritengo sia praticamente impossibile in Italia 2030, raggiungere, certo, questi tipi di livelli entro il 2030. Anche perché se partissero adesso i lavori, sono talmente tante le abitazioni in Italia che non ci si farebbe neanche come il rapporto tra le ditte che potrebbero lavorare. Sì, però direi il grosso problema che abbiamo in Italia è la burocrazia. Esatto, la burocrazia che è tutta snellita, non c'è niente da fare. Però per quanto riguarda la burocrazia, e tornerei un attimo sul discorso dell'intelligenza artificiale, abbiamo imparato che ci sono i famosi risponditori. Quando entriamo su internet, dice, anche la Regione Toscana l'ha fatto con la sanità, ne abbiamo parlato, di Sara, si chiama così appunto, colei che virtualmente ci dà un aiuto quando entriamo proprio nel portale della sanità. Non è una persona fisica, ma facendo le domande mirate anche nelle chat ci sono delle risposte
standard che appunto potrebbero fare a caso nostro. Quando chiamiamo e non riusciamo a parlare, quante volte è successo a un operatore telefonico, un ceversi che parla mai con un operatore, ci risponde sempre premi il tasto 3, è perché appunto è l'intelligenza artificiale. Allora, che qui cerca, si rimane un po' su quello che era il vecchio modello del chatbot o del risponditore automatico. Ecco, è qui che si l'evoluzione cambia. Nuova è proprio il dialogo con l'intelligenza artificiale. E questo ci vorrebbe essere, però, come diceva, con quelli che sono non i risponditori, ma le applicazioni o anche i... No, questo, come dicevo prima, è proprio lo sviluppo attuale, ecco, di due grossi tipi di intelligenza artificiale, come dicevo prima, ChatGPT e Bard di Google, dove è un dialogo corretto. Nel senso che, portavo l'esempio del mio gemello digitale, se uno scrive al mio gemello digitale, gli chiede chi sono e gli risponde Alessandro Fatichi, sì. Ma soprattutto se gli fa domande sull'educazione finanziaria, gli può rispondere nella maniera come può trovare nel libro, faccio esatto. Un'ipotesi. Però la cosa importante da chiarire qual è, e che poi è l'aspetto che può far paura a molti, il concetto dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, è inutile nasconderlo, porterà via posti di lavoro. Questo è un dato di fatto. Perché ottimizzerà processi produttivi ripetitivi, certo, che oggi fanno le persone. Io ritengo che questo non debba spaventare troppo e far paura, ci deve casomai dare una svegliata. E cioè che le persone in qualsiasi settore debbano utilizzare l'intelligenza artificiale per sviluppare i processi, per efficientarli. E sicuramente ci saranno anche modi di lavorare diversamente, certo, e creare lavori nuovi. Se poi le cose saranno sempre più fatte dalle macchine, non siamo talmente, non ci nascondiamo dietro a un dito, certo, che la paura più grossa è quella che verrà fatto più dalle macchine. Però se lo vogliamo vedere anche dall'aspetto sociale, se le cose saranno fatte dalle macchine, saranno fatte in maniera corretta, probabilmente chi produrrà sarà le macchine, forse probabilmente da un punto di vista etico-sociale potrebbe anche venire fuori più tempo per l'essere umano, è una speranza di godersi di più la vita, certo, da questo quindi, punto di vista. Pensate, io penso sempre al fatto che nel 1976 questa professione, cioè tutte queste emittenti televisive, radio e televisive, non esistevano, dal 76 in poi. Esatto. Insomma, però questo è l'aspetto importante sempre. Si può parlare di finanza e l'intelligenza artificiale è collegata perché creerà e sta creando un grosso sviluppo, un grosso input a livello finanziario. Però come dobbiamo informarci da un punto di vista finanziario, di educazione, dobbiamo anche informarci su quelli che sono gli sviluppi e gli strumenti dell'intelligenza artificiale, che ognuno di noi può utilizzare in qualsiasi lavoro e in qualsiasi settore. Allora, intanto ci dica come possiamo mettersi in contatto con il suo, diciamo, alter ego, cioè con il suo Alessandro Fatichi virtuale. Allora, dov'è? In maniera molto semplice, andando sul sito della Finanza Amichevole, che è www.finanza-amichevole.it, in prima pagina appare il link per poter dialogare con il mio gemello digitale. Anche in questo momento lui è qui e il gemello digitale è di là. Quindi, ecco, quindi uno può chiedere come ti chiami e lui risponde? No, soprattutto l'importante è fare domande inerenti all'educazione finanziaria. Ecco, esatto, però lui da un risponde punto di vista di educazione finanziaria. Ci la tengo cosa a precisarlo. Particolare, come dicevamo, è che risponde con la voce proprio di Alessandro Fatichi. Allora, questa è la potrebbe rispondere anche con la voce. Però risponde. Dialoga, è un dialogo di testo. Certo. L'evoluzione è anche quella audio. Arriverà però. Però c'è già. Però la cosa che ci tengo a precisare è un gemello digitale che si occupa di formazione. Non vuol dire, cioè uno non scrive che azioni mi consiglia o che fondi di investimento mi consiglia. No, perché non può essere fatto. Però partiamo per iniziare uno può chiedere come ti però, chiami? Da un punto di vista di informazioni semplici che possono essere rivolte come dialogare con una persona e appunto in maniera molto facile, risponde proprio da un punto di vista di nel dettaglio di, certo, quella che è la richiesta. Bene, provate, vi divertirete. Dicevamo il giochino da fare anche con i vari risponditori, quelli che avevamo sul telefono, quelli appunto di Google, come diceva appunto. Allora, lì diciamo siamo più sull'assistente a livello di comandi, perché anche come sul telefono oppure a volte, certo, in automobile quando
chiediamo al navigatore di portarci in un determinato luogo. Ritengo che siamo di fronte a un cambiamento epocale, come c'è stata la rivoluzione industriale, certo, come c'è stato il passaggio dal cavallo all'automobile, alla macchina, certo. Ora siamo di fronte a un cambiamento epocale che è dirompente. Anche perché poi risponde, cioè se modo di rispondere, lo ringrazia lui. Insomma, assolutamente, assolutamente, e questo, se una cosa la conosciamo, non ci spaventa, e certo, questo è l'aspetto più importante. Allora, se avete Google, potete chiedere anche al vostro, come si chiama, il risponditore virtuale, no? L'assistente virtuale. Gemello digitale. Il suo, quello invece di Google è l'assistente virtuale. Quello è un assistente virtuale. Provate a chiedere cos'è TVR Teleitalia, sentite cosa vi risponde. Potrei fare anche io dicendo ehi e tutto il resto, ma però non possiamo far accendere tutti i telespettatori che sono a casa. Però chiedete al vostro cos'è TVR Teleitalia e sentite poi cosa vi risponde. Comunque, per dire che cosa può succedere poi anche sul sito di La Finanza Amichevole, dove potrete chiedere anche delle delucidazioni. Anche sui libri si può chiedere qualcosa? Sì, la parte anche dei libri dove... semplicemente spiega da dove nasce il progetto. Bene, della perfetto, finanza amichevole. Allora, torniamo invece a parlare di tasse e inflazione, perché c'è molta paura da parte dei nostri telespettatori, non solo, abbiamo sentito anche quelle che sono le pagine dei nostri telegiornali degli ultimi giorni, ne abbiamo parlato molto, le guerre non fanno certo sorridere, anzi tutt'altro, fanno paura, preoccupare, è una situazione, diciamo così, sono gocce che sembrava facesse traboccare il vaso, ma questo vaso non arriva mai a traboccare, perché sembra sia estremamente capiente. Ecco, che cosa sta succedendo in questo momento, in questo periodo? Allora, diciamo che nell'ultimo anno e mezzo non stiamo attraversando un periodo particolarmente felice, soprattutto da un punto di vista economico, e oggi purtroppo anche da un punto di vista umano, perché si parla sempre, quando si parla di guerre, si parla di vite umane e quindi di persone e di bambini soprattutto che perdono la vita. La cosa che è particolarmente complessa in questo momento riguarda il concetto e gli aspetti legati al rialzo dell'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse. Questo in Italia soprattutto lo stiamo sentendo in maniera molto più forte, perché è 30 anni che abbiamo sostanzialmente i redditi e gli stipendi fermi. Nell'ultimo anno e mezzo, con un'inflazione che è cresciuta fino ad arrivare a oltre il 10%, ma nel carrello della spesa anche a qualcosa di più, il potere d'acquisto delle persone è notevolmente diminuito, i tassi di interesse sono sensibilmente cresciuti, quindi parliamo dei nuovi prestiti, quindi uno per richiedere un nuovo prestito, un nuovo mutuo, i tassi sono più alti e quindi c'è anche una contrazione nella richiesta di credito, quindi c'è stato anche un freno nell'accensione di mutui e anche nell'acquisto di determinate case. Questo poi si ripercuote anche sulla solvibilità delle persone sui prestiti che già ha, perché se devo spendere più soldi per vivere nel quotidiano, avrò anche una maggiore difficoltà nel ripagare quelli che possono essere, certo, i miei debiti. Questo, diciamo, è un po' la situazione attuale, è un po' la situazione che con questo continuo rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali stiamo, è un atteggiamento ora secondo me è arrivato un po' al limite, che è diciamo controproducente. Però, ma c'è uno spiraglio, qualcosa di positivo almeno nel 2024, cosa possiamo, allora, aspettarci, visto che mancano due minuti al termine della trasmissione? Valutiamo. Tanti fattori saranno determinanti, e uno è quello legato appunto anche al conflitto, a cosa faranno le banche centrali, e ora da stasera fino alle prossime settimane quello che sarà anche il responso delle agenzie di rating per il debito italiano, perché con queste emissioni comunque di titoli di Stato e richiesta di soldi il debito italiano continua ad aumentare, quindi anche per quanto riguarda il nostro paese sono fattori da stare sensibilmente attenti. Però la cosa che è fondamentale è ritornare al concetto della pianificazione, e quindi quello che può essere lo spiraglio è quello legato al fatto di dire i tassi di interesse sono alti, sono già abbastanza alti, speriamo di essere proprio vicini alla punta di questi rialzi di interesse e conseguentemente a quello che è anche l'impatto dell'inflazione sul costo e quindi sul nostro potere d'acquisto.
Certo, quindi torneremo ancora a parlarne anche appunto all'inizio del 2024, perché è importante capire e comprendere com'è l'andamento. L'importante è fare un po' come le formichine, quando c'era la favola del grillo e la formica, no? Il grillo che stava tutta l'estate a cantare, la formichina invece metteva le cose per l'inverno. Per l'inverno, che potrebbe essere anche così, per i periodi un po' più di magra, quindi mi raccomando, cerchiamo di accantonare il più possibile. Esatto. Tutte le ulteriori informazioni sui libri, lo ricordo ancora una volta, proprio perché sono appunto in beneficenza, a qual è l'associazione? L'associazione Dravé Italia, che si occupa dei bambini che hanno questa sindrome di Dravé, e che quindi il ricavato va tutto a favore di questa associazione. Quindi può essere davvero un ottimo regalo per Natale, anche presto, però pensateci. Più che altro io punto ancora per iniziare dal libricino verde, perché secondo me è stata un'idea geniale, proprio così, parlare ai ragazzi, ma sicuramente vi accorgerete che è proprio il primo approccio. Però non scriva più, perché alla fine mi dicono dalla regia bisogna mettere un banchino qui fuori a TVR, No, perché... ma ripeto, c'è mio figlio, mi sta dando una mano, quindi mi facilita molto il compito. Ho capito, però non ci prendete la mano, andate con calma. Grazie davvero, sto scherzando, è sempre un piacere leggere La Finanza Amichevole. Grazie quindi. Grazie ad Alessandro Fatichi. Noi torneremo come Linea Diretta lunedì prossimo, sarete in ottima compagnia con Claudia Guasti. Grazie a tutti. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.